Si torna all'antico dopo l'emergenza sanitaria. Questa è la festa della marineria di Pescara, ma è anche forse la festa più importante per partecipazione del capoluogo adriatico. Sì, beh, sicuramente è una festa importantissima, insomma, la festa di Sant'Andrea a Pescara, diciamo, è conosciuta. Io tempo fa sono stato al nord, un mesetto fa, per lavoro, e si parlava di feste religiose patronali, c'era la festa di Sant'Andrea che conoscevano a Milano, insomma, sono rimasto entusiasta, quindi è qualcosa veramente di molto 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 bello, quindi io invito tutta la cittadinanza, ma anche da fuori regione, a partecipare, in particolar modo la domenica, alla processione in mare. Sì, sono tre giorni, mi auguro, insomma, che il tempo sia clemente, perché puntiamo molto su questa festa. Io vedo che il popolo l'aspetta con tutto il cuore, sai, dopo tre anni di fermo. Insomma, non è un qualcosa, diciamo, anche perché la festa di Sant'Andrea si era tutti abituati, insomma, che l'ultima domenica si usciva in barca, la processione, la passeggiata, i fuori pirotecnici, che quest'anno punteremo molto, insomma, è un punto di riferimento per questa festa. Programma religioso, sì, la domenica, l'ultima domenica, quindi il 31 luglio, capita quest'anno, noi faremo la messa alla parte esterna della chiesa, quindi avremo un palco mobile dove ci sarà il vescovo, il nostro parroco Padre Carlo, e resteremo, diciamo, delle sedie dove chi vuole, insomma, potrà venire a sedersi tranquillamente come se fosse all'interno della chiesa, solo che lo facciamo all'esterno. L'imbarco dovrebbe essere la barca di Camplone, insomma, di Massimo Camplone. Lui ne ha più di una, quindi sicuramente, insomma, sarà quella sua.